Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e avete nel vostro computer una scheda video di tipo Nvidia? Bene, allora questo video fa per voi. Al contrario, se non l'avete, potete tranquillamente chiuderlo, perché il metodo che vedremo oggi funziona solamente per chi possiede una scheda video di tipo Nvidia nel computer. Detto questo, iniziamo subito. Ci servirà il programma di Nvidia GeForce Experience, che possiamo scaricarlo su internet. Vi mostro dove si trova una volta installato. Potete controllare anche per vedere se lo avete o meno. In pratica, qui in basso sul triangolino, quindi nelle icone nascoste, e cercando l'occhio classico di Nvidia, facendoci un tasto destro sopra, dovrebbe apparirvi pannello di controllo Nvidia e sotto Nvidia GeForce Experience. Se questa voce non vi appare, dovrete andare a scaricarlo su Google e poi ad installarlo. Al contrario, se non vi appare addirittura questo occhio, è perché non avete installato il pannello di controllo Nvidia principale, che serve a modificare le impostazioni per aumentare gli FPS. Quindi, se non avete neanche l'icona dell'occhio, tra parentesi l'icona del programma Nvidia, dovrete andare a scaricarlo, perché è essenziale nel caso doveste andare a scaricare ed installare anche il programma che ci servirà in questo video, che è Nvidia GeForce Experience. Fatta questa premessa, dove si scarica e si installa il pannello di controllo Nvidia principale, quindi le basi. Il passaggio che vi faccio vedere adesso serve solamente a quelle persone che non hanno l'occhio qui in basso, quindi le impostazioni Nvidia. Se voi già lo avete, saltate questo passaggio. In pratica dobbiamo cercare il Microsoft Store. Io clicco sullo Start. Voi potete cliccare anche sulla lente di ingrandimento e cercare la parola Microsoft Store. Ci clicchiamo. Ovviamente qui andremo a fare l'accesso, quindi inseriamo i dati del nostro account Microsoft o di Google. A questo punto, una volta dentro, andremo a cercare qui in alto nella barra la parola Nvidia Control Panel. Ovviamente ci clicchiamo e installiamo di conseguenza questo pannello di controllo Nvidia. Una volta installato, dovrebbe apparirvi qui in basso nelle icone nascoste l'icona di impostazioni Nvidia. Se non vi appare, riavviate il computer e fidatevi che dopo il riavvio lo dovreste avere al 100%. Una volta installato il pannello principale, vediamo subito come installare Nvidia GeForce Experience, che è il programma che ci permette di aumentare gli FPS con un click. Questo funziona su qualunque tipo di gioco per il nostro PC. Ovviamente dobbiamo scrivere su internet Nvidia GeForce Experience, cliccare sul primo risultato. Ovviamente ragazzi, io vi mostro il sito ma non come installarlo, questo perché il programma è già installato nel mio PC. Una volta entrati qui, semplicemente clicchiamo su scarica ora e una volta scaricato lo andrete ad installare come un normalissimo programma. Una volta installato, riavviate il computer. A questo punto andate sulle icone nascoste, tasto destro sull'occhio impostazioni Nvidia e cliccate su Nvidia GeForce Experience, dove inizialmente dovrete creare un account gratuito per poter accedere a tutte le funzionalità del programma. Verranno automaticamente riconosciuti i giochi che avete sul PC, anche se non tutti. Inoltre potrete avere i driver sempre aggiornati, che è una cosa molto importante per giocare nella maniera più pulita e fluida possibile. Comunque a noi interessa la sezione impostazioni qui in alto, in cui dobbiamo andare in basso e attivare il ridimensionamento immagine. Una volta attivato, dovrete assicurarvi che la risoluzione di rendering sia a 77%, mentre su aumentare la nitidezza dobbiamo impostare dai 50 ai 60, che è un valore bilanciato. Detto questo ragazzi, non ci resta che iniziare a giocare. Questo metodo viene salvato automaticamente dal programma, quindi non c'è bisogno di doverlo fare tutti i giorni, ma facendolo una sola volta aumenterete i vostri FPS. Possiamo chiudere e fare il test per verificare se i nostri FPS sono aumentati. Io credo proprio di sì, ma voi fatemi sapere nei commenti. Vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.